Bentrovati con le notizie di sport di ATV Marche in questa edizione che apriamo parlando di calcio, perché si è giocato ieri sera un turno infrasettimanale in Serie B. Si scende in campo oggi nel girone B di Serie C, tanto dunque da raccontare, cominciando dalla serata di grazia dell'Ascoli ieri sera nella quinta giornata del campionato di Serie B. Un Ascoli che ha vinto per 3-0 in casa contro lo Spezia. Gli altri risultati: Cittadella Pescara 2-1, Cosenza Livorno 1-1, Crotone Juve Stabia 2-0, Perugia Frosinone 3-1, a Pisa la vittoria dell'Empoli 3-2, Pordenone Benevento 1-1, Virtus Entella Venezia 0-2, e poi nella giornata odierna chiudere due posticipi: Trapani Cremonese e Salernitana Chievo Verona, per una classifica però che vede in testa l'Ascoli adesso con 12 punti e 4 vittorie ed una sconfitta. Il bilancio della formazione di Zanetti: più 1 su Benevento, Perugia ed Empoli che seguono a quota 11, Entella 10, Salernitana 9, Pisa Crotone 8, Pordenone Pescara Venezia 7, Cremonese Cittadella 6, Chievo Verona 5, Spezia Livorno Frosinone 4, Cosenza 2, Juve Stabia 1, chiude il Trapani con 0 punti. Dunque una notte vissuta in testa alla classifica per l'Ascoli di Zanetti, che ci ascoltiamo nel dopo gara di ieri analizzare la vittoria per 3-0 sullo Spezia. Non voglio fare il pompiere e mettermi qua a dire che non voglio smorzare nessun entusiasmo. È chiaro che io la classifica non la guardo oggi. La classifica che conta è quella di maggio. Questi punti, queste vittorie ci consentono di lavorare con serenità sui nostri difetti, che ci sono e sono tanti. È evidente che però abbiamo anche dei pregi. Questa squadra ha sicuramente delle individualità importanti per la categoria, e in più credo che oggi invece abbia interpretato la gara benissimo. Una gara che ha una storia interessante, nel senso che siamo partiti molto forte e quando si va subito in vantaggio spesso si va a subire la risposta dell'avversario, che ti viene ad attaccare anche in 9 uomini. È evidente che in quel momento noi siamo stati bravi a soffrire il giusto, perché di fatto il nostro portiere non ha fatto neanche una parata, però quando poi ripartivamo chiaramente la coperta era un po' corta, quindi sentivo la possibilità di fargli male, e alla fine abbiamo fatto 2-0 primo tempo. Quindi l'interpretazione è stata ottima, e anche lo spirito. Queste le parole di Zanetti, ma vi dicevamo di come oggi sia una giornata di turno infrasettimanale anche nel girone B di Serie C. Ecco il programma della giornata odierna, con Feral Pisalo Fano, Rimini Gubbio, Samb Modena su Tirol Fermana, Vicenza Vispesaro, Imolese Virtus Verona, Padova e Cesena, Piacenza Ravenna, Reggiana Carpi e Triestina Arzignano Valchiampo. Dunque solo la Samb in casa contro il Modena, trasferte difficili per il Fano a Salò contro la Feralpi, per la Vispesaro in quel di Vicenza. La Fermana se la va a giocare invece a Bolzano contro il Sud Tirol. Ma nella giornata odierna ancora calcio, scendendo in Serie D si giocano 3 partite della Coppa Italia di Serie D, con il Matelica di scena in casa della Savignanese, Tolentino Cannara, il derby marchigiano tra San Giustese e Monte Giorgio, in eccellenza gara d'andata dei quarti di finale, Atletico Gallo col Bordolo, Fossombrone, Vigor Senigallia, Fabriano Cerreto, Anconitana Val di Chienti e San Marco Lorese contro Porto d'Ascoli. Questo è il quadro per quello che riguarda il calcio. Ora ci occupiamo di basket invece, perché ieri sera è cominciato il campionato di Serie A con la gara tra la VL Pesaro e la Fortitudo Bologna. Ha vinto Bologna in casa della formazione biancorossa. Vediamo l'inno di Mameli e la stretta di mano tra i due allenatori. Radori, Pantinelli, finta, parte lo scarico e alla fine Daniel affonda le mani nel canestro per il 5-4. Attenzione, Belfort parte uno contro uno, grande scarico, l'idea Calvetro, mini 4-0 per Pesaro che torna a meno 1. Palla in punta, Drell ribalta, Mussini, buono l'incrocio, runner sbagliato, arriva rimbalzo Dote e schiaccia i suoi primi punti in Serie A. Qualche difficoltà soprattutto difensiva, ora perso completamente a Radori, questo è un errore che non si può commettere. Viene a canestro Lideca, Mancinelli, eccolo che arriva il movimento scivolando a canestro. Robertson, incrocio dei pali addirittura, accelerazione di Barford a velocità siderale, primo highlight di un certo livello. Si
si apre Drell, ha ottenuto solo un cambio, movimento di Berford, super tripla del vantaggio per Pesaro. Fantinelli conduce, trova Lunen di tocco nell'angolo, grande tripla e Robertson la manda a bersaglio. Tripla vitale ma sbagliata, e poi Lunen con la classica apertura a due mani, e Daniel è davanti a tutti e schiaccia. I 9 minuti adesso rubata contro Berford, parte Mancinelli. Fantinelli lo premia dietro schiena per la schiacciata del più 18. Sì, è 70-50 evidentemente il punteggio, mentre arriva la schiacciata di Totè. E lì non è ai due, ma scadono proprio per quello che hai aperto prima. Berford difficile al vetro, andando verso sinistra. Però sono passati 24 secondi, Berford alza, la prende Totè, sbaglia, segue Miaschi. La stretta di mano tra i due debuttanti di stasera alla prima in Serie A, Antimo Martino ottiene la vittoria, 80-72 è il punteggio finale. 80-72 dunque passato Bologna contro la Carpegna Prosciutti Pesaro, una sconfitta all'esordio per la nuova formazione biancorossa. Archiviamo ora la pagina del basket, torniamo in un certo senso a quella legata al calcio, più precisamente al futsal, perché si è presentata alla città pronto per la stagione che lo vedrà protagonista nel campionato di Serie 2, il team della Tenax Torfit Castelfidardo. Sentiamo. Non abbiamo una grande conoscenza del girone, abbiamo cambiato il girone. Dalle notizie che abbiamo, il girone è molto più impegnativo di quello che abbiamo affrontato. La società ha fatto il possibile per rendere questo roster, come si dice adesso, rosa più competitivo dell'anno scorso. Io sono soddisfatto delle persone che sono con noi, però dobbiamo sempre aspettare l'esito del campo e quello deciderà un po' le nostre ambizioni o meno, no? Hai parlato un po' della rosa, confermati 4 calciatori: Pier Simoni, Paludo, Mercolini, Dudu, più altri giovani dal settore giovanile. Sono arrivati dei nuovi dal Brasile, Trobia e C, più Mazzanti e Tatonetti in porta, e Fioretti dal Cus Ancona. Sì, infatti io ti dico che le persone che sono arrivate, i giocatori che sono arrivati sono molto validi, quindi sono estremamente soddisfatto. Adesso bisognerà vedere le tempistiche per il tesseramento di Eceverri. Sicuramente il fascino del derby ci darà qualche motivazione in più, visto che la rosa non è molto lunga per vari problemi, però noi scenderemo in campo agguerriti, coltello fra i denti come si dice, e cercheremo di strappare i primi 3 punti che ci serviranno poi per il cammino del campionato. Per Gabriele Pier Simoni è la stagione numero 8 alla Tenax, se non sbaglio. 8 forse, sì. Ottava stagione in bianco-verde, con che spirito ti approcci a questo nuovo campionato? Io sempre con la voglia di un bambino, diciamo, perché comunque so che si aspettano tanto da me, visto che sono uno dei più anziani, visto che sono il capitano, soprattutto come esempio verso i ragazzi nuovi. Quindi io cercherò sempre di dare il massimo, sia in allenamento che in partita, quindi speriamo di far bene. Anche quest'anno, insomma, ci danno l'onore, insomma, di competere a livello nazionale ad altissimi livelli. La società ci ha dato grosse soddisfazioni lo scorso anno, è stata una bellissima sorpresa, e quest'anno abbiamo visto dei miglioramenti notevoli. E soprattutto una notizia veramente bella, perché sul territorio ci voleva un gemellaggio con la città di Numana, che ha dato, insomma, ha unito il suo settore giovanile con la società di Castelfidardo, e quindi possiamo allargare anche ai nostri concittadini, insomma, del territorio per tifare tutti i Tenax. Noi siamo in chiusura, vi ricordiamo che come di consueto tutte le news le potete trovare pubblicate anche sul nostro sito www.tvmarche.it e sulla nostra pagina Facebook di ATV. Grazie dunque per l'attenzione e buon proseguimento di serata con i nostri programmi. Arrivederci.